Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. Viva la poesia che con gioia e fatica mi fa vincere nella vita. E viva il vino, aggiungiamo noi, che come la poesia portata a Sondrio dal Poetry Tour 2019 nobilita lo spirito e divenne lo specchio dei pensieri. A dirlo era il drammaturgo greco Eschilo e se oggi, a 2500 anni di distanza, siamo qui a rimarcarlo, qualche ragione dovrà pure esserci. Dovremmo chiederlo ai tanti che lo scorso sabato, a partire dalle 20, si sono dati appuntamento nel centro storico di Sondrio e su, fino a Castelmasegra, per Calici di Stelle, la serata clou delle tre, dedicati ai vini di Valtellina, giunta quest'anno all'edizione numero 22. Poco meno di 30, 27 per la precisione, gli stand presso i quali poter assaggiare il meglio dei vini DOC, DOCG e IGT della Valtellina. Una notte di San Lorenzo in compagnia di realtà produttrici più o meno blasonate del miglior nettare d'uva dell'intero territorio. Una produzione vitivinicola nel pieno di una fase particolarmente felice e che attesta standard qualitativi particolarmente alti. Una celebrazione dunque della passione, della determinazione e di un'etica dietro la quale stanno un lavoro costante, scelte ben definite, ma anche fattori non controllabili dall'uomo come il clima o la terra. Torniamo alla calda serata di sabato e a quel percorso che, partendo da Piazza Garibaldi e passando per Palazzo Pretorio e Piazza Campello e su per le tante corti di Scarpatetti fino a Castelmasegra, ha accompagnato i numerosissimi cultori del Calice. Soddisfattissimi gli espositori. Gente interessata che chiede, fa domande sul Nebbiolo, sulla mia cantina, ma anche in generale sulla Valtellina, dei vini che facciamo e delle diverse tipologie. C'è un bel Valgella, che è la zona, e faccio un altro Valtellina superiore, sempre nella sottozona del Valgella, chiamata Le Urscelle, che è il nome del vigneto. Realtà produttive di nicchia fatte di numeri limitati di bottiglie e di tanta fatica nella preparazione dei vigneti. La viticoltura eroica, praticata su territori impervi, terrazzati, qui in Valtellina dai natali a rossi potenti e vellutati, figli delle uve Nebbiolo, adatti a lunghi invecchiamenti. Basti pensare allo Sforzato, celebrato nei suggestivi locali di Castelmasegra. Si sale lungo le splendide vie di Sondrio per arrivare a questo castello che è meraviglioso. D'altronde ricordiamoci sempre che il vino è cultura, così come questi splendidi palazzi storici della città. Qui a Masegra, come lo scorso anno, si degustano lo Sforzato di tantissime cantine valtellinesi. I vini Valtellina vanno veramente tanto e lo vediamo questa sera con, diciamo, il grande afflusso di pubblico che c'è. 1400 i calici serviti al pubblico nella sola serata di sabato nell'ambito di un evento articolato su tre giorni, fatti di degustazioni, appuntamenti culturali, gastronomia e musica. Luoghi come il seicentesco palazzo del municipio o come la sede del Museo Valtellinese di Storia e Arte a Palazzo Sassi a fare da sfondo ad un'altra delle meravigliose espressioni della cultura, quella del vino. Tempo pieno mi dedico a questo mondo, quindi faccio il viticoltore e trasformo il mio prodotto in vino, appunto. È un 100% Nebbiolo, invecchiato in bottiglie di castagno, ancora quelle della vecchia generazione, essendo io la terza generazione che porta avanti l'azienda, e un piccolo affinamento in acciaio. C'è la Valle della Magada vicino a Teglio, cioè dove ho la sede aziendale, che pare che fosse un ritrovo dove le streghe facevano i loro sabba, insomma, le loro riunioni, quindi è uscito un po' fuori così il nome. La nostra cantina è di Tirano, siamo nati nel 2010, proponiamo un rosso di Valtellina, un Valtellina superiore e un bianco IGT, terrazza eretica di Sondrio. Diciamo che dà anche un lavoro che dà anche soddisfazione, certo. Quando vedi gente interessata che viene a trovarti in cantina, che apprezza il lavoro che fai, sì, è un lavoro che ti dà la possibilità di vivere e ti dà anche parecchie soddisfazioni. Basta. Tannico andiamo sicuramente a scegliere l'Inferno, vino che viene principalmente definito tannico. Se vogliamo un vino un po' più elegante, un po' più minerale, andiamo magari a scegliere un Sassella. La gente è bella, interessata, la giusta quantità.